vicino. E allora aspetta, 125 per il 30%. Ma di cosa? Diviso. Adesso devo fare i conti per vedere quanto mi costa la rata della macchina per comprarla qua. Ma te la facciamo noi il conto. Ah, me lo fai tutti? Ma sì. Anche perché sta sedia qua è scomoda, ho mal di schiena. Ma effettivamente ci sono delle altre sedie un po' aspetta, più comode. Aspetta, aspetta che ho la asiatica, con permesso. What, Gino? Ma come parli tu? Adesso c'è tutti che cagano su con questo inglese. L'unica parola inglese che un veneto capisce è me e you. E you e me che là se capimo, perché quello si capisce. Ma con questo se fa confusione, che sei mio cognato, che sei in Cassanero. Sento perché? Io lavoro in aeroporto. Mm. Come se che si chiama il posto in aeroporto dove devi fare i biglietti che ti metti a valigia? E il check-in. Ma non stai a chiamarlo check-in veneto. Io si chiama check-in Mario, ma sempre tutti da you. Non si capisce dopo. Ciao. C'è un misunderstanding. Ecco ancora. Ma guarda che se Robin. Dopo, senti, sento cosa mi dice questo cammino in aeroporto? No, sentiamo. Vado là e mi dice, con questo biglietto ci si imbarca nell'aereo. Sì. Mi sono montato a Sinca, sono andato fino al tronchetto per imbarcarmi. Ma perché? Ciao, scusa, imbarcate, te ti imbarcare sulla barca? Ma no. Ma scrivo giusto. In allora, aereo, uno, No, uno si imbarca sull'aereo, non va bene, o me in aereo sulla barca, o me in aereo sul... No, fa casino, dopo, me non mi capisco. Hai ragione. Guarda, sento cose che ti dico. Se meglio una delle vostre macchine, al manco se si capisce subito. Bravo, e allora ti aiuto io a scegliere una. Dai, andiamo a scegliere una macchinetta. Andiamo, vieni con me, vieni, Gino.